negativi in questa vicenda sono importantissimi perché, adesso anche per ragioni che dirò, ho scoperto per esempio che c'è un importantissimo archivio che non sapevo del mio amico Franco Dell'Amore, che ha un archivio a casa ricchissimo, pieno di cose, ma ce ne sono anche molti altri citati qui dentro, eccetera. E quindi da questo punto di vista andiamo oltre, non saprei come definirla, oltre che enciclopedia, anche perché poi pensando che alla fine ci sono le recensioni librarie, sempre riferite ovviamente al tema, ci sono varietà di immagini fotografiche, quindi quasi più una sorta di summa, di grande rivista, di grande antologia cesenate che riguarda quell'anno, ma non nello specifico cronologico, ma in un lasso di tempo molto ampio. Quindi da questo punto di vista mi pare che sia efficace la scelta di tenere comunque fermo il punto delle vite dei cesenati, perché ormai quello è un titolo che si è imposto, ma nello stesso tempo è un titolo che dall'interno viene arricchito, ampliato e in qualche modo superato. Dico questo non tanto perché voglia assumere un atteggiamento crociano del tipo la nostra cultura storicistica, come sapete Croce, che è autore peraltro della famigerata frase ricca di implicazioni, la storia è sempre storia contemporanea, non amava le biografie, come non amava un altro elemento importante di questo libro che va notato e colpisce, che è l'avvicinamento, il processo filologico che tutti gli autori tengono ben presente. E la filologia in Italia, perché appunto non amata da Croce, famosa la sua polemica col grande filologo Pasquali, eccetera, eccetera, insomma, nella nostra idealistica cultura storicistica, di cui in qualche modo siamo tutti vittime, ma anche non solo vittime, insomma, ha bisogno, necessità di anticorpi. Abbiamo bisogno di anticorpi crociani e questa, stavo per dire rivista, ma nel senso alto del termine, insomma, rivista di grande cultura cesenate, è un anticorpo perché si fonda su che cosa? Si fonda sulla biografia e si fonda sulla filologia. Se voi scorrete la varietà degli approcci, adesso non vi elencherò perché li avete tutti lì in mano, voi vedete che ci sono una serie di sezioni elencate poi nella presentazione del curatore, che contengono una serie di interventi di vario tipo. Alcune sezioni sono costituite addirittura di un solo intervento, altre, la più corposa mi pare quella delle storie, che ne conta 10 o 11, ma insomma queste 6-7 sezioni hanno, a conferma di quello che dicevo, un andamento variabile, una geometria variabile rispetto alla quantità, che però non tradisce da un lato la centralità della biografia, che pur non essendo interpretata in modo ortodosso, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, però percorre tutte queste vicende, e dall'altro comunque l'elemento filologico costante, c'è anche in alcuni casi, e io lo trovo interessante e importante, la pubblicazione semplicemente di testi, una brevissima introduzione che introduce il lettore, ci spiega, diciamo, le coordinate generali, e poi abbiamo questo testo in latino addirittura in un caso, testi in italiano, testi in lingua italiana tantan, diciamo così, e queste sono operazioni assolutamente filologiche, sono operazioni necessarie. Nello stesso tempo la biografia, come ormai diciamo le ultime acquisizioni della storiografia ormai dimostra, ha acquistato un ruolo sempre più importante, che ovviamente qualsiasi storico accorto dirà, sì certo, la biografia va distinta dall'opera, va distinta, però diventano due elementi che si intersecano tra loro, interagiscono e funzionano in maniera produttiva. Potrei dire che una è cieca senza l'altra e l'altra è vuota,
in qualche modo c'è necessità di entrambi i corni in questa dimensione. E in questi corni c'è la necessità di raccontare il grande personaggio come raccontare il piccolo, oscuro personaggio, come diceva il famosissimo lettore operaio di Brecht. La prima domanda che uno storico si dovrebbe fare è non tanto raccontare le vicende dei re, ma raccontare le vicende di chi costruì di Tebe le sette porte. Chi furono gli oscuri operai? Non c'erano sicuramente i re che portavano la cariola, dice Brecht in questa famosissima poesia. E qui, insomma, si cerca di raccontare vicende di persone comuni che hanno poi fatto delle cose importanti, eccetera. Ora, nella impossibilità assoluta di dare conto di tutto quanto, evidentemente ci vorrebbero molto tempo e poi probabilmente non penso di non averne neppure il talento e la capacità, io vorrei mettere in evidenza, sottoporre alla vostra attenzione alcuni punti che mi sembrano estremamente interessanti e che mi hanno, diciamo così, colpito nella lettura. Anzitutto però vorrei fare una premessa che mi sembra coerente con quello che si diceva. Prima Alberto parlava delle fonti, del tipo di fonti, della microstoria, della memoria, delle citazioni di Properi, in esergo, eccetera. Però questo volume, oltre a queste cose che naturalmente sono sacrosante, mi pare che racconti anche un'altra cosa nella sua poliedricità, poliformità. Racconta anche e ci fa capire come sottotesto che la storia è un frammento, che noi dalla storia conosciamo solo frammenti e possiamo riportare alla luce frammenti. È praticamente impossibile, anche in epoche abbastanza vicine, raccontare la storia nella sua interezza. È impossibile, non solo dell'antichità, in cui addirittura non sappiamo neanche come parlavano, qual era la fonetica, come si esprimessero, tant'è vero che c'è questo esempio famoso del satirico di Fellini, in cui lui fa parlare gli antichi romani come andando alla pronuncia vera, la C come K dura, il ditongo AE come AE, dice per esempio, c'è un personaggio che dice, famosissima questa, il personaggio di Lica, interpretato da Alain Cuny, pirata, che dice di tutti i regali che porto a Caesare, il più prezioso lui non avrà. E questo è stato il tentativo di Fellini di raccontare, attraverso la consulenza di un grandissimo storico come Luca Canali, come si potesse raccontare una cosa che non possiamo raccontare. E qui entra in campo l'immaginazione, di cui dirò qualcosa dopo, che è altrettanto importante della filologia. Uno storico senza immaginazione, insomma, direi che manca di qualcosa, di un pezzetto. Ma detto questo, quindi mi pare, per concludere questa piccola divagazione, che ci sia sotto questa metodologia di lavoro e questo tipo di raccontare delle storie questa idea proprio che la storia sia un frammento, sia un insieme di diversità che il lavoro dello storico tende a ricostruire e a ricucire senza peraltro quasi mai riuscirci, anche in vicende presenti. L'ultima cosa che vorrei dire, ma questa la dico perché sono in altro modo nota, che come appare di qui tutti i documenti parlano, qualsiasi documento parla, anche il documento non documento, anche addirittura un documento che non c'è parla moltissimo, perché è compito dello storico farli parlare in tutta la loro stavo per dire verità, diciamo verità, ma insomma sappiamo bene che la verità nella storia è una ricerca, è un processo, e in questo senso. Allora direi questo, i punti che vorrei evidenziare in maniera molto rapsodica sono questi. Bene, anzitutto quello che citava prima Alberto, che ha riscosso un applauso, che riguarda il fatto di far intervenire nella narrazione delle biografie i parenti, gli amici, i figli,
È importantissimo questa cosa. È importantissima perché? Perché da un lato, dal punto di vista, diciamo così, interno, dal punto di vista del metodo ma anche del merito, ci permette di capire rispetto ai biografati degli elementi che difficilmente emergono dai documenti, dalle versioni ufficiali oppure dalle opere artistiche, che peraltro le opere artistiche ma anche i documenti letti a contropelo, come usa dire spesso Carlo Ginzburg, parlano comunque sempre. Però in questo caso l'intervento dei parenti, che qualcuno avrebbe potuto dire ma no, sono coinvolti, cosa c'entra, non c'è il distanziamento dello storico, sono cose ingiuste. Invece far parlare i parenti è importantissimo. È chiaro che le cose vanno lette iuxta propria principio, cioè documenti prodotti, realizzati da parenti. E quindi noi lo sappiamo, però e questo cosa coinvolge in seconda battuta? Tutto il tema delle passioni. Qual è uno dei grandi problemi degli storici? Come facciamo a raccontare le passioni? Come facciamo a raccontare gli amori? Come facciamo a raccontare le incassature micidiali o gli innamoramenti fatali? Sì, li possiamo raccontare, certo, ma allora è più facile farlo con un romanzo, è più facile chiamare un Flaubert qualunque a raccontare la storia di Emma Bovary. Però quella non è più storia. E allora la storia ha questo problema come disciplina scientifica: raccontare le emozioni, cercare di capire. E tra i vari strumenti mi pare che sia importante quello di utilizzare i parenti, gli amici e i familiari. L'altra cosa che vorrei dire, e l'altro punto che mi sembra estremamente interessante, è che ho detto estremamente, forse dovrei usare degli aggettivi un po' meno bombastici, ma insomma comunque interessante, è il fatto che tre dei biografati non sono nati a Cesena. Uno è nato a Mercato Saraceno, un partigiano, l'altro un cantante nato a Longiano, mi pare, e l'altro ancora è nato a Sarsina. Sì, tutte cittadine, località del nostro territorio, sempre Romagna è, però questi sono nati da altre parti. Voi mi direte, la cosa mi sembra interessante per questo, mi sembra interessante che comunque vengano accolti in maniera assolutamente fluida e tranquilla, senza neanche, sì, semplicemente dicendo nato a, poi sì, cioè, è vero, in un saggio un autore dice, insomma, i cesenati lo considerano tale e lo prendono come tale, addirittura la figlia lo considera cesenata, eccetera. Ma è importante questo fatto perché nel municipalismo assoluto bisogna usare dei metodi molto prudenti, perché quando si prende la strada del campanile, della città, della provincia, è facilissimo poi incanalarsi in un tunnel che ci porta in questo tema dell'identità, che è importantissimo, ma se è rivolta all'indietro è un danno assoluto e dovrebbe essere rivolto in avanti. L'identità va intesa come progetto, il campanile va bene se è un progetto, insomma. Quando abbiamo il campanile va bene se guardiamo la testa e non i piedi, per dirla in maniera semplice. In questo caso si ammettono tranquillamente queste persone come cesenati, anche se non sono nate a Cesena. Non è una cosa estremamente stupefacente, però mi venivano in mente le mie reminiscenze, vaghe reminiscenze classiche, e mi ricordavo che gli ateniesi, per essere cittadino ateniese, dovevi essere nato ad Atene, dovevi avere i genitori nati ad Atene, se mi ricordo bene dovevi avere anche i nonni. E Atene non era un luogo malfamato e arretrato, era la punta, il ferro di lancia della cultura ateniese. Allora questo tema dell'identità, dell'appartenenza, qui viene coniugato nella maniera più corretta e giusta possibile. E cioè, cosa significa? Significa che anche se qualcuno non è di Cesena, il sangue non conta niente, il luogo non conta niente, quello che conta è il processo, quello che conta è l'inserimento. E
questo lo chiamo messaggio, ma anche non è la parola giusta, che emerge dal libro è da raccogliere, perché rispetto alla situazione attuale ci dice molte cose, parla dell'oggi, parla di un'assolutamente errata interpretazione del concetto di cittadinanza, parla dell'identità come un arretramento, un senso di appartenenza superato e negativo, una non considerazione dell'altro. Insomma, non la faccio tanto lunga, ma è molto molto chiaro. Poi c'è anche un'altra cosa molto interessante che emerge di qui, che la biografia, come dice sicuramente molto bene qualcuno degli autori, serve anche per coprire dei buchi della storiografia. E in questo caso specifico, per esempio, nel caso di questo partigiano di cui ho citato prima, nato a Mercato Saraceno, si copre anche, grazie alla sua biografia, un buco storiografico che sarebbe da coprire, difficilmente sarà copribile, diciamo così, perché ricostruire la storia dei GAP lo possono fare solo i protagonisti, perché i documenti sui GAP, per la loro struttura guerrigliera e clandestina, non ce ne sono, si conoscevano a reti molto limitate. Quindi una storia dei GAP cesenati, ce n'è qualcosa di più nel forlivese, ma a quanto ne so c'è molto poco nel cesenato. E qui, in quel saggio, noi abbiamo anche informazioni di carattere generale sulla storia. Poi abbiamo anche, cito così molto rapidamente, saggi anche di storia dell'arte, di critica d'arte quasi, che vanno comunque a arricchire questo panorama che si allarga sempre di più. E poi c'è quello che anticipavo prima, il grande tema degli archivi, il tema dei documenti, il tema della filologia, che va dall'analisi di versi danteschi, dell'uso di una parola all'interno di un verso dantesco per capire una serie di cose, fatta in maniera assolutamente approfondita rispetto ai documenti, al racconto e l'esposizione di grandi archivi, potenti archivi che sono stati scoperti e sono stati raccontati e costituiscono la base, non solo, come dice giustamente il curatore nella presentazione, della ricerca genealogica o biografica, ma credo che costituiscono la base fondamentalmente della ricerca storica più in generale. Cioè il ruolo dell'archivio va ben oltre tutto questo, va a raccontare appunto le storie generali. Ci sono quindi tutti questi documenti, ci sono anche saggi invece molto molto dettagliati e ben costruiti su momenti e persone della vicenda cesenate, che so, la vicenda di Bufalini, la vicenda delle accuse a Bufalini materialista e ateo, che all'epoca era una cosa piuttosto pesante e rischiosa, insomma non era niente di regalato, che viene costruita attraverso una varietà di documenti, tra cui documenti inediti, vicende di musicisti, insomma tutto quello che caratterizza queste cose è proprio l'idea della pluralità dei documenti, della pluralità delle fonti, del loro incrocio e della loro utilizzazione nel momento massimo dell'elaborazione. A un altro livello invece c'è la presentazione correttissima del documento che poi viene offerto allo studioso. Concluderei questa rapsodica galoppata soffermandomi su un paio di punti di cui ho detto poco. Da un lato il tema fotografico. Ora qui c'è un archivio fotografico che viene raccontato, mi pare, dalla figlia, se vado qua da memoria, in cui si scopre veramente un patrimonio eccezionale visivo su Cesena. Ora, negli ultimi tempi, insomma, diciamo negli ultimi decenni, negli ultimi 50, la storia ha ampliato le sue fonti, e ormai la fotografia, come per altri cinema, gli audiovisivi, eccetera, sono diventati patrimonio fondamentale della ricerca storica. È abbastanza banale dire che da una fotografia, a prescindere dalla verità o falsità che
insomma, la fotografia è vera o falsa come tutti gli altri documenti, non è che questa, la fotografia sia la realtà riprodotta davanti ai vostri occhi, come si diceva all'inizio, come peraltro un film. Fotografia e cinema sono veri e falsi, film documentari intendo naturalmente, non film di fiction. Fotografia e cinema sono documenti come gli altri, veri e falsi, che vanno interpretati e letti dallo storico. Però questa imponente mole, questa enorme massa documentaria di fotografie, di adesso vorrei trovarlo per dire il nome, ma avete capito benissimo. Ecco, esatto, bravo, grazie Alberto. Il curatore ti ha nominato portavoce, io ti nomino suggeritore, però nella buca. E quindi dicevo, questo grande materiale che peraltro ci dà dei punti di vista, il cui interesse qual è soprattutto? Da un lato, come dice benissimo chi la studiosa che lo presenta, che sono documenti con annotazioni di ogni immagine, se ci sono le coordinate, non solo, addirittura l'autore o il ricercatore, perché si tratta anche moltissimo di foto d'epoca dell'inizio del secolo scorso, quindi molto 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 rare e preziose, ci sono documenti, ci sono materiali di giornali, ci sono